Ore 1:30 di notte, magari fosse giorno. E cosa si fa all'1:30 di notte? La Nutella! La Nutella si mangia! Un nuovo dolce per le nostre amiche, Con la vero? Nutella! Cosa abbiamo deciso di fare, golosuna? Abbiamo deciso di fare il pancake! Cakes alla Nutella! Troppo buoni, uppi! C'è da dire che è notte, noi come al solito i nostri languorini, la carritella qua è pronta, perché ovviamente noi non metteremo la Nutella, ma metteremo la carritella, ovvero versione naturale, genuina e biologica. Una crema alla nocciola, genuina, salutare, poco calorica. Senza olio di palma, senza burro. Eccola Buonissima! qua, pronta da mangiare, mamma mia! Lasciamo il video in sovraimpressione, se non avete visto il video per farla in casa, è davvero semplicissimo. Un sacco di voi già l'hanno fatta, la Sì, mangiano, le è ormai è piaciuta famosissima. Quindi adesso andiamo a preparare i pancake, che è una ricetta veramente super super un sacco. Sì. semplice, È vero veloce, sorellina? sì, non come la torta al cioccolato che facciamo l'altra volta, che si fecero No! tipo le 3 di notte. Questa è velocissima, cioè abbiamo Sì. la ricetta scritta qua che abbiamo fatto praticamente varie sperimentazioni di questa ricetta fin quando, un po' come biscotti, no? Siamo arrivati alla nostra ricetta perfetta. Lei, vai, vai, adesso possiamo fare grandiosa! Se ne è mangiati quintali di Sì, io pancake! solo per voi, per Sei sperimentare, per avere la ricetta sacrificata! perfetta, ho mangiato chili di Però, cosa pancakes. importante, sono una versione molto molto salutare perché sono senza zucchero. Sono senza zucchero e senza burro. E se volete sapere tutti i rischi, tutte le controindicazioni dello zucchero bianco, andate sul blog di Carlita Dolce in cui ci sono scritti anche le varianti naturali per avere dei dolcificanti alternativi che non siano dannosi e così È calorici vero, come perché lo noi abbiamo zucchero. fatto due post, Sì. uno riguardante proprio lo zucchero bianco, un altro con le alternative naturali, tra cui lo sciroppo d'acero che adesso useremo. Infatti voi ci avete chiesto in tantissime, fateci qualche dolce, qualcosa con questo ingrediente, quindi eccoci qua, subito ad accontentarvi. Quindi ho messo la farina zero e sto utilizzando questa qua, vabbè, comunque una semplice farina zero. È meglio farina zero, la farina 00, come diciamo sempre, cercate di evitarla perché è molto raffinata. Quindi noi di solito utilizziamo o la farina integrale o la farina zero, meglio ovviamente se è biologica. E poi ci metto, io verso proprio tutti gli ingredienti così, alla bella e meglio, come mi viene, li butto qua dentro. Poi ci metto l'olio di girasoli. Invece dell'olio d'oliva che magari è un po' pesante in questo caso. Esatto, mettiamo l'olio di girasole. Mettiamo, eccolo qua, lo sciroppo d'acero. Eccolo qua, sciroppo d'acero. E questo qua dove l'abbiamo comprato, ti Questo, se non mi ricordi? sbaglio, l'abbiamo comprato al Todis, al discount Ah, Todis, ecco. per pochi euro. Comunque si trova in tutti i supermercati, se guardate. E abbiamo fatto anche il video su tutti i Sì, prodotti che sì. abbiamo comprato al Todis. E poi, Quindi invece dello zucchero mettiamo lo sciroppo d'acero. esatto, voi se non ce l'avete potete anche mettere lo zucchero di canna integrale, che comunque è anche un ingrediente abbastanza sano. E poi metto il latte di riso, ossia la bevanda a base di riso, quindi non è latte vaccino, quindi noi lo preferiamo sempre il latte vegetale. Ovviamente in alternativa o qualsiasi latte di soia, di nocciole, di avena, Vabbè, poi qualsiasi. comunque per tutte le sostituzioni della ricetta basta andare sul blog www.caritadolce.com e vedrete tutte le sostituzioni, tutte le bevande vegetali che potete Tutti i latti. mettere, dolcificanti e cose varie. Esattamente. Magari dici tutte le cose che abbiamo dimenticato della Sì. ricetta. Infine si mette un pizzichino di sale. Io metto questo qua, sale rosa. Basta, basta. Sì, un pizzichino. Metto sale rosa dell'Himalaya, sapete che utilizzo sempre questo. E poi come lievito lo stesso che abbiamo utilizzato nel video dei biscotti, ossia lievito biologico, naturale, senza ingredienti chimici, polvere lievitante bio. E ce ne vuole Quindi veramente pochissimo, veramente poco 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 di lievito. ci vuole un lievito istantaneo per dolce, Esatto, praticamente. sì, brava. Un qualsiasi, voglio dire, se non avete Sì. questo, un qualsiasi lievito istantaneo per dolci va bene, ma ce ne vuole veramente un pizzichino. Finito? Si Finito! mangia? No, No. adesso si deve andare a mettere con il frullino. Dentro, vedete,
Io ne ho messi tipo 3 cucchiai perché mi piacciono belli corposi e belli spessi. Comunque la consistenza che deve avere è questa qua, vedete? Cioè praticamente è bella uniforme, quindi dovete frullare qualche minuto. E poi bella corposa, così. Nel liquido e nel troppo tesa. Comunque se rispettate tutte le dosi vi viene così, non vi preoccupate. Sono buonissimi i nostri panchè naturali, yeah. Senza uovo, senza latte, senza burro. Guardate che sono troppo buoni. Guarda le bollicine. Allora, quando si fanno queste, si vedono le bollicine? Sì. Quando si fanno queste bollicine a fiamma bassa, adesso vuol dire che le dobbiamo andare a girare piano piano. Fate così per vedere se lo potete alzare. Ah, prima i bordi. Esatto. Allora, se non siete sicuri che la vostra padella non è aderente, potete anche ungerla come? Prendete un po' di carta con un po' d'olio e lo passate così e ungete, così siete sicuri che non si attacca. Io già lo so perché utilizzo sempre questa qua e non si attaccano mai, quindi vado sul sicuro. L'importante è che fate a fiamma bassa. Sono troppo buoni! Non vedo l'ora di mangiarlo. 1, 2, 3! Ecco qua! Vedete? Com'è sofficino, morbidino? Un paio di minuti per lato e sono pronti i nostri pancake. Ecco qua, guardate com'è bellino, sofficino, bello doppino, morbido. È bellissimo, è buonissimo, è spettacolare. 3 cucchiai. Possiamo mettere qua sopra lo sciroppo d'acero, il miele, la marmellata, quello che volete. Noi invece ci mettiamo la carnitella perché vogliamo fare la versione porcellosa. Wow. E quindi ci mettiamo tutta questa qua. Tanta. Di questa. Mettiamo un po' di granella di nocciole, buonissima, e qualche lamponcino. Che bontà, che meraviglia, troppo invitante. Eccoli qua, troppo buoni, che meraviglia, invitantissimi. Voglio mangiarli, dai, assaggiamo. Yummy! Assaggiamo! Mangiamo! Assaggiamo! Assaggiamo! Mamma mia, che golosità! Mamma mia, troppo buono! Io tutto cioccolato. Sono solo le 2. Dai, c'è un tempo per digerire, non sei giovane. Yummy, così? Renzi, mangia, Renzi. È buonissimo. Stai nesta, ti Renzi. Lo amo. È impazzita. Siamo sicuri che è desertico. È troppo buono. Senza parole. Buono perché è soffice. Mangiamo tutto. Mangiamo anche quest'altro. Vogliamo conservare per domani. Ma poi se sta ottimo moriamo. Ma cosa c'è tutto? Mangiamoci uno. No, scusa, non voglio morire stanotte.
tutto quello che ti hai mangiato adesso pure succede. Sì, perché prima pure abbiamo cenato una bella cena abbondante. Sì, infatti stiamo anche scoppiando. Noi continuiamo a mangiare. Tutta la notte faremo questo. Quando non scopperemo. Ciao ragazze, ciao. Alla prossima puntata, non so se staremo ancora vive. Ciao, ciao. Dobbiamo finire tutta questa, no, è peccato. Ciao. Se li fate, fatecelo sapere. Taggateci su Instagram.